Roberto Fico, il responsabile dell'unità che aveva sede a Lecce, che insegnava, ma che è anche il direttore della sezione, che in queste due vesti ritorna sui database, che rientra nell'insieme dell'archivio integrato. Per coerenza col pomeriggio parlerò soprattutto in quanto responsabile dell'unità di legge, e questo per voi è una grande fortuna, perché questo mi giustificherà e mi consentirà, scusate, di essere molto breve, anche se parlo in italiano il discorso breve sarà forse più facilmente sostenibile. Breve, perché Lecce è stato un po' la cenerentola in questo FIRP, perché io mi sono trasferito nell'Università di Cassino e questo ha creato una serie di problemi amministrativi che abbiamo soltanto parzialmente risolto. In sostanza la mia unità di ricerca ha potuto utilizzare le risorse necessarie soltanto per ottenere un assegno di ricerca, quindi quello che noi abbiamo fatto nell'ambito del FIRP è il frutto di una serie di ricerche e di alcune iniziative parallele a questo. Ora, questo, io sono il principale responsabile se i problemi amministrativi non sono stati risolti naturalmente. Ora, questo assegno di ricerca a cosa è servito? Diciamo, non entrerò nei dettagli della ricerca compiuta, che riguarda i manoscritti agiografici della Biblioteca Nazionale di Napoli. Non vi farò vedere nessun particolare del database che è stato costruito, perché questo database funziona all'interno di Mirabile e l'esposizione che Lino Leonardi ne ha dato mi sembra sufficiente. Entrare nei dettagli del contenuto mi pare in questa sede inutile, se non fuorviante. Mi piace, e questo mi fa fare un po' anche la parte della SISMEL, però ragionare su alcuni aspetti, un aspetto metodologico. Come abbiamo fatto noi a affidare a una giovane ricercatrice formatasi alla scuola di Loris Turlese, che aveva fatto il dottorato in filologia latina medievale, il compito di censire i manoscritti geografici della Biblioteca Nazionale di Napoli, opera assai complessa. Beh, gli abbiamo detto, prendi i cataloghi dei Borromisti, in particolare dei Fossile, e immergili in quella vasca di raffinazione che è Mirabile. Vediamo che cosa succede. E in questo modo c'è la descrizione di 100 manoscritti che dipendeva dai cataloghi dei Borromisti è stata in pochi mesi trasformata. Sono stati corretti numerosi errori, questo lo dico senza recriminazioni con i nostri altri, diciamo. Ma sono stati di fatto corretti molti errori e si è in breve tempo potuto disporre di una serie di strumenti di chiarificazione della notizia che erano presenti nella banca dati. Questo ha consentito anche lo svolgimento di una serie di missioni nella Biblioteca Nazionale di Napoli per rettificare attraverso il controllo diretto del manoscritto quello che era ulteriormente da rettificare. Perché dico questo? Perché dobbiamo ricordarci che Mirabile, le banche dati della SISMEL, non nascono per amore del positivismo storiografico, ma nascono contro il positivismo storico. Leonardi, che ha dato luogo al museo latino, che è un po' il germe di tutta la storia, voleva dimostrare che l'erudizione non è la soluzione dei nostri studi, non può essere il punto di arrivo. In un'epoca di grande crisi metodologica, in un'epoca in cui nessuno era in grado di dire qualcosa di autorevole su un testo, tutti facevano cataloghi. Allora Leonardi a noi lui cosa ci insegnava? Insegnava, ragazzi, dobbiamo fare in modo di togliere il terreno sotto i piedi a questo modo di fare. Dobbiamo rendere l'erudizione una cosa, come dire, di massa,
automatica, continuamente perfettibile. E così è nato meglio il platino. Così meglio il platino ha accettato l'informatica nel 92, cominciando in situazioni un po' garibaldine, diciamo. E così siamo arrivati a Mutabile. E così io ho condotto l'unità di legge. Ho detto, allora, già abbiamo pochi soldi, possiamo fare qualcosa. Certo, facciamo, prendiamo questi fagli, li mettiamo qui dentro e vediamo come in 30 secondi li trasformiamo. Che gli occupa di filosofia medievale, sai molto poco sulla geografia meridionale. Eppure, pur sapendo molto poco sulla geografia meridionale, siccome sei in questo contesto, dai un risultato di grande eccellenza scientifica. E in questo modo possiamo dire che il problema non è catalogare i testi, ma è di leggerli, non è di fare gli elenchi delle varianti, ma di scegliere tra le varianti. Il problema è avere tanti elenchi di varianti per poter disporsi nelle scelte che sono necessarie. Ecco. Naturalmente, qui ora arriva la seconda parte del mio intervento, noi vittoriosi sull'evoluzione siamo stati anche un po' sconfitti dall'evoluzione, perché ci siamo resi conto che questa massa di dati di cui disponevamo, diciamo così, che contribuivamo a formare, in realtà ci poneva dei problemi storiografici che noi non avremmo mai posto. E le banche dati a un certo punto hanno cominciato a interessarsi, e questa esperienza del FIRB e questa esperienza che stiamo facendo accende questa connessione. Perché mi hanno costretto, diciamo così, a porre problemi che non avrei mai, che non, che per così dire, diciamo così, ideologicamente non avrei posto. Due, faccio soltanto due esempi. Il primo esempio riguarda gli anonimi, gli autori di testi anonimi. Ora, il Medioevo è dominato dall'anonimato. L'anonimato è un fatto decisivo, diciamo così, della cultura medievale, dei mille anni, degli 800 anni della cultura medievale. Ma noi, gli anonimi hanno la caratteristica di non essere il testo anonimo, di non essere dominato dalla funzione dell'autore, di non essere dominato dalla funzione autore. L'anonimo corrisponde a un insieme di relazioni storiche, territoriali, geografiche, di genere, di vicende testuali, insomma, una serie di relazioni che dicono molto su che cos'è la cultura medievale, ma che nelle nostre abitudini storiografiche difficilmente sono controllate. Allora, nel fare questo censimento di manoscritti geografici, la dimensione di questo anonimato è emersa come importante, e soprattutto è emersa la necessità di un uso delle banche dati per interrogare questa realtà che altrimenti è difficile da dominare. Lo stesso discorso mi sembra che si possa fare a proposito dei luoghi della cultura, perché la nozione di luogo è una nozione mobilissima. Un nome di luogo raccoglie una materia sfuggente che cambia di tempo in tempo dal punto di vista da un punto di vista o da un altro punto di vista. Benzieri di Fredon era vescovo di una sede suffraganea di Narbonne o di Narbona. Poter gestire questa fluttuazione, diciamo così, significa far emergere delle dimensioni della vita culturale che altrimenti rimangono nascosti. Allora, se a un certo punto noi abbiamo, diciamo così, cercato di superare la ricerca di erudite, di base, trasformandola in un lavoro, in un automatismo, dall'altra ci siamo resi conto che il far funzionare questi automatismi creava una tipologia delle fonti, una tipologia di fonti che non esisteva prima. Allora, a questo punto, avendo promesso la verità, mi avvio a concludere. Negli ultimi mesi, due volte che ci incontriamo io e Lino, ci diciamo, ma certo, con tutta questa storia delle banche dati diventa sempre più difficile leggere i nostri.
stesso è circa un mese sto cercando di finire di leggere dell'Ucidazio in Cantica Canticorum di Alan Delida e non riesco perché c'è sempre qualche cosa che riguarda la gestione delle nostre ricerche e gli interlocutori. Allora, questo può essere un dilemma insuperabile, diciamo, e in parte grazie che debba restarlo, però credo che ci dia un ultimo spunto a proposito di un problema che abbiamo affrontato circa la possibilità di integrazione degli sforzi. Sono assolutamente d'accordo con quello che è stato detto. È necessario cercare di integrarsi quando è possibile, perché almeno possiamo lavorare più agevolmente con gli sforzi. A qualche volta non riusciamo a integrarci, è utile avvicinarsi il più possibile, come i conoscitini di Schopenhauer, e altre volte ancora è opportuno rimanere seppur distanti, ma trovare un sistema per trame che testi di qua e di là. Però c'è un altro livello della collaborazione che tra i nostri istituti probabilmente si deve instaurare. Ora, quando uno studioso lavora ha come finalità produrre una ricerca di sintesi, un'edizione critica, un commento, una monografia. Questo è il sogno di ciascuno di noi. Che cosa vogliamo lasciare dai nostri studi? Un bel libro. Questo è quello per cui invitiamo i giovani a studiare e a continuare a fare questo lavoro. Per scrivere un bel libro. Questo però è un po' un pensiero che ora non è più sufficiente. Perché probabilmente bisognerebbe pensare che a ogni lavoro personale, a ogni ricerca di sintesi che si realizza, dovrebbe avere una seconda faccia, che è quella di portare un nutrimento alle banche dati. Ora, questo non è un'innovazione assoluta, perché quando in fondo a un libro mettiamo un indice, quell'indice è un nutrimento alla banca dati, quell'indice è ricerca di base. Tra il libro e l'indice non c'è un conflitto. Tra l'indice c'è una discussione, un'articolazione, no? Come la storiografia stessa ci insegna, che Enzo Franceschini dice, no? Un libro senza indice è un libro inutile. Gustavo Inai dice, no? Un libro con l'indice è un libro inutile. Perché potevano diventare questi opposti pareri? Perché tra indice e libro c'è un potenziale conflitto. Però tra l'indice e il libro c'è anche un potenziale conflitto. Quando noi facciamo un libro, facciamo anche il suo indice, perché vogliamo che ci sia qualcuno che non legge il libro, ma consulta l'indice per qualche informazione. Ora, questo è il passato. Il futuro probabilmente è che quando noi facciamo una ricerca di sintesi, dobbiamo agganciare questa ricerca al sistema delle ontologie, a quei sistemi che consentano di trasferire le informazioni, diciamo, critiche che il libro porta e trasferirle nel banco dati. Quando qualcuno di noi scrive un bel libro, tutte le principali biblioteche europee lo comprano. In futuro, quando qualcuno di noi scriverà un buon libro, bisognerebbe che tutte le banche dati europee potessero automaticamente incamerare i dati che sono rilevanti per quella banca dati. Questo comporterà che gli indici elettronici, i sistemi ontologici prodotti dai libri dovranno essere il frutto di un accordo tra tutti coloro che hanno le banche dati. Quindi, per quanto riguarda l'integrazione tra le nostre banche dati, secondo me non si deve pensare soltanto a quello che noi attualmente abbiamo, alla possibilità di avvicinare quello che attualmente abbiamo, ma dobbiamo pensare in futuro come fornire degli strumenti per cui tutti gli studiosi che lavorano bene possono implementare le banche dati che tutti noi gestiamo. Questo particolare, e qui veramente concludo, me lo ha ulteriormente sollecitato la vicenda della banca dati dell'amico e figlio studioso Philippe Arr ha esposto in collaborazione con alcuni artisti nell'opera di tanti anni di lavoro scientifico un proprio database. Questo database ha mostrato l'interesse a mettere a disposizione di coloro che hanno le banche dati per le quali
questi dati sono rilevanti. E questo ha coinvolto la SISN, ha coinvolto gli architetti, potrebbero potenzialmente coinvolgere anche qualcun altro. Potrebbero questi istituti che hanno tanti dati diversi tra loro, che potrebbero unirsi o rimanere diverse, e potrebbero collegarsi oppure non collegarsi. Però ha fornito questi, ha offerto questi dati a queste realtà. Ora, naturalmente c'è una difficoltà a assumere questi dati. Non è soltanto la difficoltà di riconoscere il lavoro che è stato compiuto a chi l'ha compiuto, ma c'è anche la difficoltà tecnica di assumere questi dati. Ora, questo secondo me è un evento simbolico, è un evento che ci fa pensare alla necessità di produrre un pensiero metodologico che consenta a chi studia di offrire, oltre al risultato di sintesi, questi risultati di fase. Ecco, queste sono le, diciamo, le sparse considerazioni metodologiche che sono state frutto della ricerca condotta presso l'Università di Lecce, e sono anche il frutto del tempo che io ho potuto togliere alla mia lettura dell'Università in Cattedra. Scusate se poco, ma...